E buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo quinto episodio del World Crew dei Rinnegati. Nello scorso episodio abbiamo ucciso il boia e il bombarolo pazzo, scoprendo anche qualcosa di più sulla loro storia. E in questo andremo a completare l'avventura del plagiamente e del cecchino, del tiratore. Innanzitutto iniziamo subito con quello del plagiamente e vediamo che direttamente da qua c'è un legame con l'alveare. Infatti, sulle tracce del barone chiamato il plagiamente. Ok, il plagiamente ci siamo informati anche su di lui ovviamente e come vediamo anche dall'ambientazione ci sono dei collegamenti con l'alveare. Infatti ci sono qua abbiamo l'alveare. Infatti della storia del plagiamente sappiamo che quando era solo un piccolo reietto indifeso è andato sulla luna, è stato imprigionato dall'alveare dove è rimasto per un lungo tempo da solo. Tanto che questa ossessione l'ha comportato anche al diventare capace di controllare parte della magia, perché di magia si tratta dell'alveare. E infatti questo barone si è, diciamo, creato una specie di stanza personalizzata nel ma ho ucciso l'orco nel regno ascendente, quindi è addirittura arrivato in grado di entrare nel regno ascendente e uscire ovviamente a suo piacimento, il che ci farebbe pensare a un eventuale legame con Savathun o qualsiasi altra figura dell'alveare, non per forza Savathun. Sì, beh, se certo, mi sembra. Anche questa nave, dicevo, è molto particolare, cioè non sappiamo niente di questa nave che cioè assomiglia parecchio alla sto corazzata. Quindi potrebbe essere sì. Sì, è una nave d'alveare sicuramente, potrebbe essere l'azzardo un po', però potrebbe essere anche questa fatta con il corpo di un verme, perché vi ricordo che la sto corazzata è fatta con il corpo di H, mi pare. Sì. Che Oryx ha ucciso per appunto imparare il potere dei corrotti. Però mi pare un po' piccolina. Cioè, in effetti sì, beh, rispetto alla sua corazzata che è devastante. No, forse Xol è più piccolo. No, Xol è più piccolo, sì, però Xol è, ricordiamo che è la più pippa tra i vermi. No, sono quello, invece no. In ogni caso io pensavo più un'ossessione per l'alveare, ok, ma non a livello di proprio creare la magia dell'alveare. Plagiamente crede di poterlo creare uccidendo esseri potenti, ma dovrebbe funzionare solo per l'alveare. La sua storia è molto simile a quella di Eris in realtà. O di Toland, sì. Sì, insomma, questi personaggi che sono rimasti rinchiusi nell'alveare per talmente tanto tempo da aver addirittura imparato a utilizzare la loro magia. Che magari però questo sia stato aiutato da qualcuno. È stato magari indotto da qualcuno a farlo, capito? Perché comunque, cioè, penso che imparare la magia dell'alveare non sia proprio semplice. Credo di no, soprattutto perché l'alveare non lo vedo molto aperto a fare corsi di magia. Ah, appunto. Però qua vediamo comunque gli infami e le truppe dell'alveare che sono unite tra di loro, combattono insieme. Soprattutto gli vuoi capire, se questo personaggio, se questo barone è riuscito quindi a utilizzare i poteri dell'alveare, perché un guardiano magari come Eris o come Toland non dovrebbe riuscirci? Quindi beh, comunque se è riuscito a far coesistere nello stesso guardiano la luce e la magia dell'alveare? Potrebbe anche darsi. Comunque Toland e Eris ci sono andati sicuramente vicino, perché alla fine abbiamo visto anche nel Re dei Corrotti che Eris ovviamente ne sa di alveare, anche riesce a fare qualche incantesimo, come abbiamo visto quando ci siamo teletrasportati dal palazzo di Crota. Entriamo nel Regno Ascendente, attenzione. Paura. Piano ascendente. Vabbè, si esce subito. Però questo è il piano ascendente. No, non si esce. Ah, no, non l'ho preso. Oh, oddio, si è ingrandito. Cade. Ah, giustamente, perché ha detto che uccidendo i bersagli potenti, diciamo. Però direttamente non l'ha ucciso. No, shit. Dicevo, uccidendo i bersagli potenti è in grado di veloce veloce prima che torna. È in grado di sfruttare il coso dell'alveare. Sì, anch'io. Poi ero convinto. Sarebbe anche da esaminare la prossima volta che facciamo le storie. È meglio questo piano ascendente. Magari quando abbiamo tempo, perché là si vede una specie di polipo. Tanto che abbiamo visto che, cioè, si vede, lo vedete, penso.
è riuscito anche a sostituire delle parti del suo corpo con il magia del vero. Esatto. Cioè con roba alberosa. Ok, però l'abbiamo buttato giù lo stesso. Tra l'altro qua volevo vedere perché... No, non vorrei morire. Lassù in cima c'è una cosa, c'è una torcetta. Porca me. Lassù c'è una nave. Qui c'è una chiave, una chiave. Ah, l'ho presa, per fare che? Dove sono? Aiuto. No, restami. Non so dove tu sia. Ho una chiave. Aspetta. Per aprire una porta. Cavolo, okay, l'ho presa. Era una cassa segreta. Ma l'ho aperta comunque. Se è aperta? Che ti dà sta cassa? Ah, sì. Ti dà tesoro segreto. L'emblema. Fico l'emblema. No, ci peccato che sono l'amministratrice. Ah, ok, sta cosa è figa. Va bene, andiamo subito con l'ultima avventura. Il tiratore. Che ha un arco spezza regine qua. Paradiso del cecchino. Eccellenti linee di tiro. Cerchiamo il barone che ha ucciso lo spettro di Kate. È infame. Occhi aperti, mi raccomando. Rubalo. Lo voglio. Dov'è il tiratore? Scendiamo. Raggito. Ui. Come si scende? Ah. Ok, andiamo a cercare questo tiratore che penso sia quello che si odia di più, perché alla fine è stato lui l'infame che ha ucciso lo spettro di Cade. Non so voi, ma a noi sembra uno squalo. È abbastanza. Tra l'altro, un momento storia sul tiratore. Il tiratore è essenzialmente un cecchino, come sapete, come avete anche intuito, penso. Che però è ovviamente bravo a mirare, perché altrimenti non ce l'avrebbe fatta a diventare il tiratore. Però ha sostituito anche parti del suo corpo con parti cibernetiche, soprattutto dalla tecnologia della Legione Rossa. Come per esempio l'occhio, come vedete ha un'armatura completa della Legione Rossa con tanto di ali e casco. Ok, quindi diciamo che oltre ad essere un cecchino è anche uno sciacallo. Adesso vedremo, perché questa avventura ce l'hanno promessa come uno scontro fra cecchini, vediamo se sia vero. Salveare. Ok, no, se ci avviciniamo penso che si teletrasporta via, quindi... No, era un fake. Buffo. Che cos'è quella cosa? Ah, ottimo. Se ne troviamo altra, prendiamola. Eh beh. Però perché l'infame si nasconde. Proviamo finalmente sto vero cecchino, così... patrafasciamo il sussurro in faccia. È che in effetti il suo amico dell'alveare poteva anche dargli un sussurro, Vabbè. Va bene. Simpaticone. Ma che... Perché dovete sapere che il tiratore, oltre a aver sostituito il corpo con parti meccaniche e tutte queste cose qua, prima era un cabarettista fallito. Quindi si è andato al cecchinaggio. È la sua. Comunque l'arco fa male, Che burlone. Poi quello di Kate è tipo distrutto, però va bene. Ma lascia fare. Abbiamo finito, siamo arrivati alla fine. Sì, anche per forza, perché non ci stanno più uscite. Ok, rientro limitato. Are you ready with the sussurro? Lo pusho. No, quella ne esca. Penso che se lo pushi scompare un po'. Ok, quello è veramente lui. Anche io. Quello è vero? Sì. Dobbiamo pushare. Ah, vedi, si tippa. Sì. Dov'è? Comunque il cazzo è quello vero. Eccolo. Si tippa se... È lassù in cima quello vero. Però quegli altri mi sa che fanno danno lo stesso, sì. Ok. Dai, abbiamo un sussurro per te. Però carino, dai. Sta cosa degli ologrammi. Oddio quanti sono. Uccidiamo il vero, per favore. Dov'è? Stava tutti. Ancora a me. Vuole delle smart date in fronte. Trottolamo. Viva la trottola. Troppo corpo.
morto. Oh, e anche il tiratore eliminato. Adesso ci manca solamente la macchinista e il... cosa? Il fanatico. Ma non sono 12? No, sono 8, che 12. Ok, abbiamo completato tutte le avventure. Restano due, poi Ultra. Esattamente. Ok, andiamo a parlare con il ragno e poi penso che possiamo anche concludere l'episodio. Tra l'altro qua ci sono gli assalti. Che bello, hanno messo gli assalti sulle mappe come era in Destiny 1. Ok, andiamo a parlare con ragno che ci dovrebbe dare qualche consiglio sul fanatico e sulla macchinista. E se non sbaglio, la macchinista dovrebbe essere anche il secondo del fanatico, quindi il terzo di Uldran, teoricamente. Guardati. Aspetta, carico anch'io. Se il nostro principino ancora non ti teme, vorrei vedere. Sei abbattuti. Restano i tre più forti. Il principe e il fanatico sappiamo molto, molto poco. Comunque, il tuo intervento ha stanato il macchinista. Inoltre ho sentito che sta ammassando grandi quantità di etere per alimentare i depravati eserciti del fanatico. Quando incontri il macchinista, dovrai distruggere ogni singola scorta del loro vile nettare. E sai una cosa? La morte ti si addice. Ah, simpatico. Ok, tanto ci dà 3 nuclei prodigiosi, molto gentile. Ok, abbiamo sbloccato la missione della macchinista. Ci andremo però dopo perché dobbiamo andare al taglio di Socrates. Quindi ragazzi, in questo episodio abbiamo ucciso gli ultimi due baroni delle avventure, ovvero il tiratore e il plagiamente. Nel prossimo andremo a uccidere la macchinista e il fanatico, quindi andremo penso quasi a completare la storia. Io direi ragazzi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete a tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tradissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo prossima. Ciao. Ciao. E io sono Gao.